Nasce questa esperienza di stasera da una richiesta che è venuta da alcune persone dell'Ucraina che ci hanno chiesto di stare con noi, di pregare con noi. Allora è importante innanzitutto che noi diamo una testimonianza di solidarietà e vicinanza soprattutto alle persone che qui stanno con noi, che lavorano con noi, che però soffrono perché hanno lì a casa loro in Ucraina familiari, alcuni addirittura figli che sono sotto le bombe. Allora il primo momento è questo, di preghiera. Accogliamo l'invito di Papa Francesco, ma del nostro vescovo Mimmo Battaglia. La preghiera apre pure la speranza. Ci guiderà in questa preghiera la comunità di Sant'Egidio e poi dopo usciremo in maniera ordinata per recarci in piazza Mamertini, dove faremo un momento di incontro anche con le autorità e con tutto il territorio, anche con tanti che sono desiderosi di testimoniare il loro impegno contro la guerra e la loro vicinanza per il popolo ucraino. Ma direi oggi preghiamo contro tutte le guerre, non solo quella che ci sta più vicino, ma pensiamo a tutte le guerre, anche quelle dimenticate. E questa preghiera diventa veramente l'invocazione di pace insieme in particolare anche con i nostri fratelli ucraini, sentirete anche una preghiera in ucraino che esprime proprio questo desiderio di comunione e di solidarietà. Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni a salvarci, nostro aiuto, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Alleluia. Preghiamo insieme con il Salmo 46. Il Signore per noi rifugio e forza. Il Signore per noi rifugio e forza. Dio è per noi rifugio e forza. Aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo se trema. Degli eserciti è con noi,
Per tutti e per noi cristiani dell'Europa una sconfitta.
perché non ci siamo resi conto della gravità delle profonde divisioni e delle spinte nazionaliste e sovraniste, e non siamo stati capaci di costruire la pace. L'arcivescovo di Bologna ha detto recentemente: dopo 8 anni e 15.000 morti, solo ora ci accorgiamo che esiste questa guerra in questa parte d'Europa. Ed ecco allora che ci troviamo sprofondati in una guerra tra popoli fratelli, entrambi nati dal battesimo del fiume Dnieper a Kiev, città santa per gli ortodossi. Stasera noi ci rendiamo conto che il tema della guerra non è un evento che scoppia all'improvviso, ma si annida profondamente nel cuore, cresce lentamente nei singoli, nelle famiglie, nei popoli, e se non viene ricacciato subito, prima o poi esplode. Si parte con la competizione, la contrapposizione, l'aggressività, magari anche solo verbale, e poi si arriva all'odio, alla violenza, al conflitto e infine alla guerra vera e propria. La pace, ne siamo convinti, ce lo dice spesso Papa Francesco, si costruisce innanzitutto nel proprio cuore, disarmato. E se è vero che tutti possono fare la guerra, è anche vero che tutti possono fare la pace. E allora il Vangelo, per fare questo, per disarmare i cuori, attraverso Gesù ci invita a un nuovo atteggiamento, ad amare, a non giudicare, ad essere miti di cuore e non indifferenti, a essere umili, perché da un cuore buono usciranno parole piene di misericordia, di verità e di fraternità. Il tempo della Quaresima, che si è aperto ieri con un giorno di digiuno voluto da Papa Francesco proprio per la pace in Ucraina, è una grande occasione che ci viene offerta per ritrovare il cuore. Ieri una ragazza ha detto: dopo 2 anni di pandemia non avevamo proprio bisogno di una guerra. E noi stasera ci chiediamo: possiamo rassegnarci al tempo della guerra, come discepoli di Gesù? No. No, sorelle e fratelli, noi non ci rassegniamo, perché la guerra viene dall'abisso del male, perché tormenta gli uomini e le donne che non la vogliono. Nessuno vuole la guerra. Svetlana, un'amica ucraina profuga a Roma, durante una fiaccolata per la pace ha detto: le donne non vogliono la guerra, le famiglie miste non vogliono la guerra, i fratelli russi e ucraini non vogliono la guerra, i deboli non desiderano. Gli indifesi non vogliono la guerra. Chi è sulla linea del conflitto non vuole mai la guerra. Sì, noi non vogliamo la guerra, lo vogliamo dire forte. Ma come si fa a vincere il demone della guerra? Gesù dice: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Ecco perché siamo qui. Per Gesù, per lottare contro il male, bisogna anzitutto pregare. E allora, se questa è un'ora di impotenza per noi, gente comune, debole, fragile, per combattere la guerra noi imitiamo Gesù, e il nostro rifiuto della guerra si fa preghiera, invocazione insistente, tenace, invocazione concorde. Stasera siamo in tanti. Siamo napoletani, siamo ucraini. Qui si riunisce stasera la municipalità, il quinto decanato, tante voci, concordi, con una famiglia, e ci rivolgiamo al Signore che ride dei potenti e che governa la storia, perché questa guerra immorale e diabolica abbia termine. E stasera preghiamo anche per i capi delle nazioni, per quelli che stanno facendo dei colloqui, perché sentano che il bene della pace è più grande e più degno del conflitto e degli equilibri geopolitici. Nella guerra si deve pregare insieme, come una sola famiglia, come noi stasera. Papa Francesco ha detto: preghiamo tutti, insieme, perché la preghiera è la nostra protesta davanti a Dio nel tempo della guerra. Stasera e in questi giorni, di fronte al volto santo che è davanti a noi, di fronte al volto di Maria, e ci guarda con tenerezza,
vogliamo far salire la nostra preghiera povera e fiduciosa. La preghiera a colui che protegge la pace, che è la sapienza in un mondo distorto, che guarda ai piccoli, ai bambini, ai poveri e agli anziani colpiti dalla guerra. Perché come dice il Salmo che abbiamo cantato, Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce e farà cessare le guerre sino ai confini della terra. E allora, che presto si accorci il tempo della guerra. Invochiamo la misericordia di Dio perché venga presto, perdoni e accompagni tutti sulla via della pace. O Dio, onnipotente ed eterno, Dio della giustizia e della pace, ci rivolgiamo a te, che abbatti i potenti e innalzi gli umili, che sarai giudice fra le genti, affinché i popoli trasformino le armi in strumenti di pace. Tu che nel tuo Figlio Gesù hai proclamato beati gli operatori di pace, suscita nel cuore degli uomini e delle donne il desiderio della concordia e della pace. Oggi ti preghiamo per tutte le guerre, ma in particolare per l'Ucraina, perché tacciano le armi, cessi la guerra, siano soccorsi i sofferenti, i feriti, gli anziani, i malati, i bambini, i profughi, le donne e gli uomini. Libera, Signore, il mondo dalla sete di potere e di dominio, che tutto schiaccia e distrugge senza pietà. Infondi in noi tutti la tua compassione e quell'amore che viene da te, unica vittoria sul male e sulla morte. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Signore nostro, in unità con lo Spirito Santo, Spirito di amore e di pace, per ora e per sempre. Amen. Rivolgiamo ora al Signore la nostra preghiera e la nostra invocazione di pace, con fede e insistenza. За тих, хто живе в Україні, за жертв, за тих, хто втратив свій дім, за тих, хто у відчаї, Господи, вироши у сльози, підтримай слабких, захисти людське життя, помолимося. Asciuga le lacrime, sostieni le persone più deboli, salva le vite umane, preghiamo. Nel turbamento di queste ore, scossi dal fragore delle armi, ma con fede e esistenza, ti imploriamo, Signore, Tu che sei il Dio dell'impossibile, ferma il conflitto e fa che si cerchi strenuamente la pace. Preghiamo. Perché i nostri fratelli e sorelle delle comunità in Ucraina siano custoditi dal tuo amore, insieme ai poveri, a chi vive in strada, agli anziani, spesso in condizioni di miseria, alle persone disabili in istituto, ai bambini. Vinca la tua misericordia, preghiamo. Preghiamo.
oggi impensate che possano condurre alla desiderata pace. Fa che l'Europa non si rassegni alla follia della guerra. Fa che ti invochiamo senza sosta. Preghiamo. Che sei presente in mezzo a noi con il tuo volto, che ascolti la preghiera degli umili e dei poveri che gridano a te, vieni in soccorso di tutti quelli che soffrono, ferma la violenza delle armi e dona ai popoli del mondo, in particolare all'Ucraina, la desideratissima pace, per ora e per sempre. Amen. Sarà saldo il monte della casa del Signore.
queste candele come segno di questa pace. Vedete, abbiamo scelto i colori sia blu che giallo, che sono i colori dello Stato dell'Ucraina, ma soprattutto vuole essere il nostro, una testimonianza di pace per la nostra città. Ecco, dall'alto, dove ci siamo noi al Vomero, possa veramente scendere la pace sulla nostra città e sul mondo intero, soprattutto in queste ore in cui sappiamo ci sono anche questi colloqui tra le potenze che stanno lì in guerra, la nostra preghiera possa toccare il cuore e il Signore possa illuminare i potenti perché si ritrovi la pace. Ecco, usciamo con molta calma, non c'è fretta, andiamo in piazza dove ci ritroveremo per poi fare questa calcolata di pace. Le candele saranno distribuite ai nostri giovani che usciranno. Siamo per arrivare verso Piazza degli Artisti. A Piazza degli Artisti invitiamo tutti quanti a venire per un momento anche di riflessione e di preghiera. Ascolteremo la testimonianza di una giovane ucraina che ci racconterà la sua esperienza, ci dirà le situazioni che vive la sua famiglia lì in Ucraina. Vivremo anche un momento di preghiera per la pace. Convidiamo tutti voi che state anche per strada a fermarsi con noi per chiedere la pace, per invocare questo dono da Dio che è un dono per tutta l'umanità, non solo per il popolo ucraino. Vogliamo insieme con tutti i presenti, sono le istituzioni del comune, della municipalità, ci sono tutte le parrocchie del decanato, ci sono le scuole del nostro territorio, ma soprattutto c'è la comunità ucraina, gli amici che lavorano qui sul nostro territorio, con i quali ci siamo stasera stretti in preghiera e in solidarietà. Ecco, allora andiamo verso la fine di via Giordano per vivere lì questo momento di pace e di preghiera in unione con tutti i popoli del mondo. Mentre aspettiamo, ecco che si muove questa bandiera. Non potete vederla tutti qua, però voglio dire questo. Vedete, l'arcobaleno è tutto di tanti colori che si uniscono nel cielo. E ci dicono che l'arcobaleno si forma con l'acqua che sale dalla terra dopo che è piovuto. E in qualche modo vogliamo pensare che questo arcobaleno è anche formato da tante lacrime, di tante persone che stanno piangendo a causa della guerra, della sofferenza. E crediamo che queste lacrime non sono inutili, non sono vane. Crediamo che salgano verso il cielo e che diano forma a questo arcobaleno, la pace, l'alleanza, l'amore dell'umanità intera. E questo l'unico movimento che vogliamo, il movimento dell'amore che è espresso da tutti i nostri giovani che stanno ora agitando questa bandiera. È il vento di pace che viene dal Vomero, che viene da Napoli, che speriamo veramente possa coprire tutta quanta l'intera umanità. Vogliamo fermarci allora, come vi dicevo, per un momento anche di riflessione e di preghiera. Lo facciamo innanzitutto ascoltando la testimonianza di una amica, Viti, di
viene dall'Ucraina, che vive a Napoli già da qualche anno e che stasera ci racconta un po' la sua esperienza. Sente ogni giorno i suoi familiari che sono in Ucraina, sente la difficoltà, il dolore che vengono da quella terra. E stasera le condivide con noi perché possiamo trasformarli, queste gocce, queste lacrime, in arcobaleno, in pace vera. Ognuno di noi può essere veramente strumento di pace. Allora, buonasera a tutti, io sono Vicky, sono una ragazza che è cresciuta qui a Napoli, però ogni estate va a trovare i propri parenti in Ucraina e adesso che noi ci sentiamo in videochiamata, io li vedo affrontare giorno dopo giorno da una settimana questa tragedia e fino a poco fa io in un certo senso mi sentivo quasi inutile a distanza e cercavo in tutti i modi di contribuire per il loro sostegno e io vorrei tanto dire che oggi per la prima volta dopo una settimana mi avete resa felice perché io vedo una fortissima unione qui, veramente guardo l'orizzonte e c'è una fila di persone interminabile, quindi prima di tutto grazie, grazie dal profondo del cuore, veramente. Buongiorno a coloro che promuovono la pace di perseverare nel bene e a coloro che la ostacolano di trovare la guarigione allontanandosi dal male. Noi crediamo per Gesù, che è Cristo, la vera pace, e viva nell'unità, e vive e regna nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Di cosa? È confuso la bambola. Ah, la bambola! Io la bandiera finalmente. Perché sono stati e di chi è la bandiera? Di me. Cosa hai conseguito? Sì. Andiamo. Qua fiella, capito come? Secondo me sì. Vai, vai.